Importante questo che si tiene con le sculture in collaborazione con l'alberghiero di Fornia. Sì, tre eventi tutti collegati, iniziamo sabato 12 e 13 con i campionati italiani sculture in ghiaccio, dal 14 al 17 gli occhi del gusto e il 18, 19 e 20 con i campionati del mondo di sculture di ghiaccio, con degli eventi che sono supportate da dei partner importanti come il MAM, come Confcommercio, come l'Associazione Italiana Sculture di Ghiaccio e l'Istituto Alberghiero di Fornia. Abbiamo realizzato un format che può essere un'altra modalità per continuare la nostra stagione turistica, per continuare la destagionalizzazione, come diceva il Presidente MAM, per stiracchiare ancora di più e recuperare qualche altro turista. Un evento che sicuramente può essere un veicolo importante a livello nazionale e internazionale di promozione turistica della città di Gaeta e in Italia, ma soprattutto anche nel mondo. Considerate che abbiamo i più grandi partecipanti a livello mondiale che vengono dal Giappone, dall'Alaska, dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Belgio, dalla Russia, dalla Svezia, dalla Norvegia. Abbiamo il presidente della giuria che è uno dei più grandi partecipanti alle giurie di tutto il mondo, quindi è referente della giuria mondiale negli eventi internazionali come ad Harbin in Cina e di quelli che vengono effettuati in altre parti del mondo. Quindi siamo molto soddisfatti di questo partenariato che ci permette di realizzare un evento importante. Di questo devo ringraziare anche tutto il mio apparato burocratico amministrativo, Anna Maria De Filippis, al dirigente Fusco e a tutto l'apparato che crede in queste progettualità che sicuramente creano un nuovo attrattore, diventano accattivanti, perché sai, organizzare un campionato del mondo di sculture di ghiaccio su un paese di mare credo che crei quella giusta curiosità che permetta al turista di dire lo voglio andare a vedere. Tra l'altro i partner sono i più importanti a livello mondiale e quest'anno abbiamo dovuto addirittura rinunciare ad alcuni partecipanti e quindi abbiamo dovuto aprire una specie di selezione a livello mondiale e questo ci fa ben sperare in un'evoluzione importante di questi campionati per gli anni successivi. Ecco, curioso come viene in mente questo progetto. Lei ha detto che praticamente è andato a vedere una mostra e chiesto di partecipare, che si creasse questo evento potente. Sì, questo è nato veramente in maniera molto casuale. Ho avuto modo di conoscere casualmente il presidente dell'Associazione Italiana Sculture del Ghiaccio, il quale proprio l'Immacolata del 2017 mi diceva: guarda, se mi metti a disposizione uno stand, magari posso esibirmi per creare una scultura. Da quello ho detto: scusa, perché non facciamo un campionato italiano? Sapete che sono un pochino folle e quindi mi piace organizzare le cose a un certo livello, e alla fine abbiamo fatto quella prima edizione zero, possiamo dire, di sperimentazione, e da quel momento è nato quello che oggi chiamiamo campionati del mondo di sculture di ghiaccio, campionati italiani e gli occhi del gusto. E ringrazio in particolare la preside Monica Piantadossi che ha subito colto la bontà di queste iniziative, che può avere una ricaduta sicuramente di promozione turistica per l'istituto, per la città di Gaeta, per l'intero Golfo di Gaeta, ma anche un modo per andare a professionalizzare maggiormente e dare una possibilità in più di occupazione a questi giovani che frequentano l'istituto alberghiero. Sì, noi come Commercio, ma anche come MAM, che è il consorzio che abbiamo costruito l'anno scorso, abbiamo praticamente finanziato e patrocinato questa iniziativa, tra l'altro il secondo anno consecutivo. Già l'anno scorso si è parlato di reinvestire in questa iniziativa perché è un'ottima opportunità per la nostra città, perché comunque è un campionato di carattere internazionale dove comunque ci sono diversi artisti ed è un modo anche di far conoscere la nostra città al di fuori dei confini nazionali, perché vengono artisti da tutto il mondo e in un periodo di destagionalizzazione, quindi continuano le nostre iniziative per cercare di avere un afflusso turistico durante tutto il periodo dell'anno. Quindi vivere Gaeta a 365 giorni e non solo nel periodo dei tre mesi estivi che va da giugno a settembre. Confcommercio ha il termometro della situazione sul territorio, come è andata novembre e dicembre dal punto di vista del turismo, dal punto di vista economico, del commercio a lei? Sicuramente c'è stato un incremento e quel favore di luce sta crescendo di anno in anno grazie anche a tutte le altre iniziative che fanno da contorno. E sicuramente le attività che beneficiano di questo afflusso turistico sono le attività extra alberghiere, il turismo comunque ricettivo
e gli hotel e anche la ristorazione e alcune attività che comunque operano in questo settore. Però mi rendo conto che ci sono anche delle difficoltà da parte di altri operatori che sono al di fuori di questo contesto, però quello che è il nostro invito a cercare di fare un marketing più turistico nelle nostre attività per cercare di promuoverci non solo all'interno del nostro negozio ma anche al di fuori, perché oggi con i canali della comunicazione si va avanti, ecco, ci sono i social media, comunque c'è Facebook, c'è Instagram, cioè bisogna che le nostre attività si promuovano al di fuori delle loro misure.